E adesso? Non lo so. Che vuoi dire? Il palazzo è questo, ma è la prima volta che vengo qui. Il ponte arriva direttamente dall'altra parte. Non conosco questi piani. Ok, tutto chiaro. Cerchiamo un modo per scendere. Se il peggio è passato, abbiamo avuto fortuna. Forse non è fortuna. O forse sì. Forse era il piano di Dio. Sento ancora in bocca il sapore di quell'acqua schifosa. Posso chiederti una cosa? Un attimo. Dunque, stavi dicendo? Perché sei tornata a prenderci? Rimorso. Per cosa? Non ci dovevi niente. Io sentivo il bisogno di aiutarvi. Possiamo scendere da qui. L'ospedale è vicino. Dobbiamo solo arrivare. È solo un cadavere. Uno dei tuoi? No. Guarda i vestiti. Tieni. È buio qua giù. Oh. Ecco come funziona. Aveva l'ordine di ripulire l'edificio. Lev, ci sono infetti nell'edificio. Scendiamo sempre con l'ascensore, quindi non saprei. Abby, guarda lassù. Quello è un idrante. Lev, tiriamolo giù. Arrivo. Ok, io scendo. Sta attenta. Andiamo. Puoi farcela. E ora
Seguimi. Che la corrente sia flaccida. Grazie, figlia. Senti altro? No. Tu? No. Bene, è ora di andare. Una tortura. Andiamo. Fanculo questo palazzo. Sottoscrivo. Cos'è quello? Un quarto. Un quarto di cosa?
cosa. Togliere la maschera. L'ospedale. Eccolo lì. L'abbiamo fatto. Vero anche questo. Vedi quell'ascensore? Andiamocene. Non raccontiamo agli altri cosa è successo. Yara non deve saperlo. Sei un bravo fratello. Posso chiederti una cosa? Ok. Ti sei pentito di esserti rasato? I rimpianti non sono permessi. Lev. Ma dovevo scappare subito. Invece ho coinvolto Yara in questa storia. Ora sarebbe a casa a badare a nostra madre. La vostra mamma ha bisogno di cure. Accudire la madre è un nostro dovere. E trovano sempre nuove reclute. Forse fanno il lavaggio del cervello a chiunque entri in città.